Allenamento sul sintetico per gli Amaranto di Massimo Pavanel in vista del Prato. Sarà il terzo derby in 7 giorni tra campionato e coppa, ma soprattutto sarà la partita che registrerà l'esordio al comunale della nuova proprietà e del presidente Marco Matteoni. Una partita delicata al termine di una settimana che ha visto l'Arezzo ricevere la penalizzazione di 2 punti in classifica. Vietato sbagliare, ha detto Pavanel dopo il turno di Coppa a Livorno, ma soprattutto vietato sottovalutare un Prato nonostante il penultimo posto in classifica dei Legneri. Ai box sono rimasti in 3, all'appello mancavano Durzi, Ferrario e Cenetti. Difficile a questo punto che possano recuperare per domenica. Pavanel dopo il riscaldamento ha incentrato il lavoro su esercitazioni tecniche e tattiche su campo ridotto, spazio poeti in porta ed altre esercitazioni tattiche in vista del derby di domenica con calcio d'inizio alle 18.30. La formazione titolare poggerà, salvo sorprese, ancora sul 4-3-1-2. Sul sintetico del Buonconte il mister ha nascosto le carte. L'ipotesi più attendibile comunque è quella con Luciani, Rinaldi, Varga e Sabatino in difesa, una mediana a 3 con Jeblide, Feudis e Corradi, con Foglia dietro alle punte, Moscardelli e Cutolo. Si è mosso bene Cellini che dopo la buona mezz'ora contro il Livorno potrebbe trovare spazio, magari a partita in corso. Domani allenamento a porte chiuse al Città di Arezzo e domenica il Prato davanti alla nuova direzione.